Morning, buongiorno, eccoci, hello everybody. Oggi facciamo come sfondo questo bellissimo campo di grano. So our backdrop today is going to be this beautiful field of wheat. Se guardate in alto lì c'è Fara Sabina. This is Fara Sabina right on the top there. Oggi lo faccio la mia sedia oggi, cambio. È una balla di paglia. So I'm changing today. My chair for today is going to be a straw bale. Allora, continuiamo con queste esplorazioni di movimento oggi. So we're going to continue with these movement explorations today. And the theme is elbows and knees. Il tema sono i gomiti e le ginocchia. Sono cose che non diamo molta importanza, attenzione ai gomiti e le ginocchia. We don't really give much thought, no, to our elbows and to our knees. They're just things that let our arms and legs bend, right? Sono cose che ci fanno piegare le braccia e le gambe, giusto? Va bene, andiamo a esplorare queste i gomiti e le ginocchia. So we're gonna go and explore our knees and our elbows. Questa è l'ultima lezione di maggio. This is the last lesson in May, in this very special moment in time. E continuiamo anche a giugno. E poi vediamo se ci state ancora. Continuiamo. Okay, so if this is the last lesson in May, we're going to continue in June. And let's see if you're still there, then perhaps we'll carry on. Let's see. So anyway, practice yoga. So let's go. Allora, stiamo dritti con la schiena. Let's sit up straight. Sentire che richiamiamo anche tutta la nostra energia noi stessi. So really feeling that we're calling back all the energy to ourselves. Okay, so we'll open our eyes, come back to our bodies. Apriamo gli occhi, torniamo a noi stessi. Allora, iniziamo proprio così. Piccolo massaggio al gomito così. So we're just going to start with a very simple massage of our elbow here. Prima in una direzione, poi nell'altra. First one way, then the other, and then we're gonna just like massage in front of the elbow here. Massaggiamo davanti qui anche. Sentire come contento. Feel how happy your elbow is now. We get a little bit of tender loving care, TLC. Abbiamo dato un po' di amore a questo gomito. Cambiamo, l'altra fu di fuori prima. Change direction. La prossima volta continuiamo, torniamo a fare delle posizioni più classiche. Oggi continuiamo un po' questa esplorazione, però è importante i gomiti e le ginocchia. So next time we're going to go back to some more like classic positions adapted to the chair. But it's important, eh, to work on the elbows and knees and give them some special tension. Okay. Facciamo la stessa cosa col ginocchio. So we're going to go do our knee now. We can use both our hands here. Possiamo usare tutte e due le mani sul ginocchio. Let's get a bit qui un po' davanti. And the other way. And also behind the knee. Dietro il ginocchio pure.
è sopra e sotto, above and below. Ok, rub the hands together, strofiniamo le mani. E un mano sopra e uno sotto. Sentire un po' il calore che trasmettiamo. So feeling the warmth that we're transmitting into our knee. E cambio. Change. Some eye. Buongiorno a tutti, good morning everybody. I'm behind the knee, dietro il ginocchio. Uno sopra, uno sotto, one above and one below. Ok, hands together. Bene, allora facciamo questo movimento qua. We're going to do this movement here, which is we bend the elbows and then we straighten the elbows and we bend and we straighten. Zuck, 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 zuck. Andiamo il più possibile dentro la sensazione nell'articolazione, questo è che vogliamo, ok? So we're feeling it. Ok, bending and then straightening. Bending and 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 straightening. Again, suck and suck, suck and suck. Okay, great. Una alla volta, do one arm at a time. Making circles with the arm, with the elbow, okay? With the elbow. Change. The other. Cambio. Disegnare col gomito. We're drawing circles with the elbow. Okay, cool. Tutte e due insieme. Both of them together. The elbows. Change. Okay, ora. Apriamo un po' più le gambe, so open the legs a little bit more. The elbow now is going to guide the movement a little bit. Facciamo anche un figura da otto così. I'm going to make like an infinity shape like this with the elbow. The elbow is leading and it pulls us. Il gomito guida e andiamo dietro. Seguiamo il movimento dietro, il gomito. Zack, zack. 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 Zack.
The other one. Brilliant! Poi la facciamo anche in piedi, questo coso qui. Anzi, alziamoci subito in piedi. La sedia è molto più larga oggi, spostiamola un po'. My chair is a bit wider today. So, now, just this. So we're going to make some circles, but connecting the elbow with the knee, so it's they follow together. Zack. They follow, making circles. They staying close. Zack. Hold on to the chair. Tenete la sedia se vi sentite più sicuri. So hold on to the chair if you feel safer. The other way, l'altra direzione. Il gomito e il ginocchio. I need the chair too. Zack. So it's obvious we're working on the knees and the elbows, but we're also working on the hips, no? We're also working on the shoulders, but it's a different focus point. È chiaro che lavorando sulle ginocchia lavoriamo anche sulle anche, sulle spalle, però cambia il nostro rapporto con il corpo, ok? So it changes our relationship with the body. So again, knee, it's like the knee is pulling, the elbow is pulling the knee. È come il gomito alzassi il ginocchio un po'. So. Cambio direzione. Ok. Stop. Sentire già gli effetti, so already start to feel the effects, how the body is already freeing itself up more. Respiro con le braccia profonda. Ancora. Back to the elbows, but the movement is wider now. Keep this hand like here. Il gomito guida. Molto più largo. Spingere, usare I piedi. So we're using our feet, moving our weight from side to side. Okay, change. Ok, bene. Ora facciamo questi giri qua che sono anche buffi divertenti. So we're going to do these turns now. They're quite fun to do as well. The elbow takes me gently, Facciamo piano piano. Il gomito mi porta e lo seguo e torno qui. E l'altro gomito mi porta e torno qui. Il gomito, zack, hop, zack, hop, zack, hop, zack. Great! Ora I due gomiti, uno va di qua e uno va di qua. E questo vuole andare qua e questo vuole andare qua. E questo vuole questo così, e vuole questo vuole cosa, e questo vuole così, e questo vuole qua. E poi c'è tutto, vogliono tutte e due le stesse cose, e wow, e vanno insieme. So sometimes they go one side and the other side, and then other times they go together. Zack, zack. We go a little bit this way, and then we go a little bit this way, and then we go a little bit this way,
And then we have, no, I want to do this, I want to do this. Io voglio fare così, no, io voglio fare cosa. Io voglio fare così, no, io voglio fare cosa. Ok, lascia, profonda. Torniamo un momento alle ginocchia, una alla volta, quindi è un passo, però molto largo. So we're taking a step, but it's really quite wide. Like, it's like... Then we take a step. Ok, un po' più complicato questo qui, eh? A little bit more complicated. So now, we're just going to do like a free movement session with our elbow. Let's choose one elbow for the start. Facciamo una sessione più libera adesso da un gomito. Quindi seguo il movimento con tutto il corpo. Il gomito lo do un'identità per sé e quindi mi porta in giro. So I'm giving like an identity to my elbow, and it's just, it's doing it, my elbow's doing it. I don't know where he wants to go, he just goes anywhere he wants to. Quindi non seguite a me, seguite il vostro gomito. So don't follow my elbow, follow your own elbow. It can even take you around. Just watch out for your knees, state attenti alle ginocchia, che state sempre bene con i piedi. The other elbow. Questo sarebbe da fare 10 minuti occhi chiusi, eh? This, we should probably do this 10 minutes with the eyes closed, but not today, non oggi. Sentite che c'è la differenza tra un lato e l'altro? Can you feel the difference between one side of the body and the other? Ok, bellissimo, profonda. Ancora. Allora, questo è più nel Tai Chi in realtà, che i gomiti sono connessi alle ginocchia. Però se nel Tai Chi e anche nelle nostre esplorazioni del movimento. So, like this relationship knee and elbow, that's more in Tai Chi, you know? There's like a relationship shoulder and hip, and foot and hand, wrist and ankle. Ci sono anche le altre relazioni, c'è la spalla, l'anca, piede e la mano, il polso e la caviglia, poi c'è il gomito e la ginocchia. Questa connessione, un rapporto nello spazio, dovremo coltivarlo un po' di più, ok? So this relationship between our elbows and our knees is something to cultivate a little bit more, no? To spend some time with. So let's just do this. Hang on. Yep. Yeah, I've got a good rest for myself now. C'è un bel appoggio per me stesso ora. E così, zac, e zac, zac, a dondolo, hop, e hop, e hop, e hop, e hop, e hop, e l'altro, zap, e zap, e zap, e zap, zap, e zap, e zap, e zap. Ok, great. Benissimo! Allora, mettiamo un piede su, così. E così. Ah,
trovare un posto, un punto che è comodo. Find a place where it's comfortable to put your elbow. E respirare. So we're breathing. L'altro lato. Se è scomodo col gomito su, possiamo anche metterlo fuori un po'. So if it's uncomfortable to put our elbow like on top of our knee like this, we can put it on the side a little bit. And then it's this part which is resting on the knee. Quindi l'altra parte che si appoggia sul ginocchio. E respirare. Piano su. Con le ginocchia delicati dei cerchi, so we're gonna make some very delicate circles with our knees like this. Change direction. And then very gently, just like this, straighten the legs, bend the legs. Flettiamo le gambe, stendiamo le gambe. Delicati, non spingiamo indietro, don't push too hard backwards. Gently. Ok. Altra cosa, coordinazione, ginocchi e gomiti. Facciamo questo movimento qui. So we're going to do this movement, we're going to do another coordination movement. So we do this. While we go up and down with our legs a little bit. Change the arms. Beautiful. Bellissimo. Chiudiamo gli occhi e sentire un po' gli effetti. Ecco, poco, andiamo un po' giù. Cambio, change. Piano giù, slowly down a little bit.
profonda. Non si toccheranno i gomiti dietro. So our elbows won't be able to touch each other behind, but we sort of squeeze them behind, squeeze them forwards. Cioè non riusciamo a toccare i gomiti dietro, però facciamo questo movimento in avanti e indietro. Keep doing it, continuate. Stop. Gomito ginocchio, ecco. Respirare, sentire anche questo qua, sentire anche questo qua, qua, qua. So feeling where our elbows and knees are in the space. Cambio. Giù. Dolcemente, piano piano, venire a metà, so coming halfway back up, and slowly coming all the way back up, sentire gli effetti, chiudiamo gli occhi, feeling the effects, closing your eyes. Ancora qualche posizione, we're gonna do a couple more positions. So legs together, gambe unite, mani unite, e o così, so either with your elbow in the middle of your legs like this, o right over, o giriamo completamente, as you like. Io faccio così.
tornare, coming back, and the other side. Hands behind the head, aprire, so opening, mani dietro la testa. E facciamo solo che è una torsione, destra e sinistra. Just gonna do left and right twist. Benissimo, very good. Deep breath. Ok. Andiamo su un livello un po' più sottile. Let's go on a bit more of a subtler level now. So, let's hold our hands here. Mettiamo le mani nel grembo così. E facciamo dei cerchi con l'om. Cioè, om, om. Cioè, like really small oms. Facciamo delle piccolissime om. Om, om, om. Piccoli ma penetranti, small but very penetrating arms right in the joints, elbow, knee, knee, elbow, elbow, knee, knee. We'll do it round one side and then we'll do it round the other side, okay? I'll just explain again, spiego ancora una volta, okay? Quindi, this is my, with my attention, con la mia attenzione, you got it? Ce l'abbiamo? Bene, facciamo. Om, 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 mom, 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 mom. Cambiamo direzione, let's change direction. Om, 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 om. Sentiamo un giusto momento gli effetti di tutta questa pratica. So we're just going to listen to the effects of the whole of this practice. Finiamo con questa pratica qua così. Quindi le gambe insieme. We're going to finish with just with this practice here. So the legs together, arms together, hands on the knees, and rest our head on se riusciamo, veniamo un po' avanti con la schiena. So if we can, we sort of straighten our back a little bit.
Anche con gli occhi aperti, va bene? We can even do this with our eyes open if you like. Just a few breaths. Sta un bel abbraccio da solo. So we're gonna give ourselves a little hug. Shake, scuoti le braccia un secondo. A volte anche solo guardando quelle che faccio io crea tensioni, no? Pazzesco. So even just watching like a screen, like what, trying to figure out what I'm doing can create tension sometimes. So just like let it go, let it go. Bene! Un'altra lezione un po' particolare oggi. C'è Cristina! Allora auguri Cristina! Bene! Particolare lavorare così, mi piace sempre un po' sapere cosa ne avete sentito. It's a bit particular working with the elbows and the knees. I always like to know what you think. Sto chiedendo chi ha voglia di scrivere dei commenti sul video poi di YouTube, così li collezioniamo e magari anche diamo un po' più visibilità a questo lavoro che sto proponendo. So I was just saying that if you feel like it, it'd be great to like leave some comments in the YouTube video about how the video touched you, and then we collect them all in one place as well. Va bene. Buona giornata a tutti. Have a really great day, and see you on Monday. E ci vediamo lunedì. In gamba. Ciao a tutti, ciao! Have a great day, everybody! Yeah, yeah!